in compagnia. Ciao. Allora, scusate l'assenza, la faccia e tutto quanto. Per chi come mi segue su Instagram e quelli che mi hanno iniziato ad aggiungere su Facebook sapranno, io dovevo stare fuori. Allora, sono nella mia cameretta originaria, diciamo, di casa mia. Ero scesa solamente per lo scorso weekend per venire a trovare mia mamma e mio fratello qui in provincia di Roma, e se non che sono stata colta da un'influenza gastrointestinale. Mi sono svegliata la domenica, stavo una pezza, avevo un dolore che mi prendeva da qui fino giù alla schiena, fortissima nausea, no, insomma, gastrointestinale, sapete quali sono le cose, quindi evito i dettagli. E quindi niente, sono ancora qua, ormai mi sono, come si vede dalla faccia, insomma, sono in via di ripresa, i fermenti lattici vivi hanno fatto il loro dovere, quindi insomma sono in fase, in fine fase di recupero. Prima di io sono arrivata appunto venerdì sera. Sono allora una cosa alla volta, io sarò ancora più rincoglionita del solito, non so neanche dove guardare perché sto registrando dal telefonino per la prima volta, per vedere se riesco, perché mi mancava un po' fare il video e mi faceva piacere insomma anche riuscire a metterlo online senza farvi aspettare ancora di più del previsto. Prima di io appunto sono stata qua il sabato, ho fatto due giri dove ho acquistato delle cose che su a Bologna non trovo, e quindi io sono veramente molto felice di questa cosa, li volevo condividere con voi. Non è trucco lo specifico, sono acquisti di principalmente cancelleria, c'è qualcosina ina per la casa di straforo, ma che praticamente poi non è nemmeno roba mia, quindi ve lo dico in modo tale che se volete vedere un video appositamente di trucchi, make-up e affini, non è il caso. Prima ho accennato a Facebook, ho aperto un profilo Facebook, ho aperto una pagina, cioè non una pagina Facebook, ho aperto proprio un profilo a cui potete chiedermi se volete l'amicizia. Sono Laura Felosial. Ho fatto così perché lo gestisco secondo me meglio, perché avevo una pagina Facebook per il blog e tecnicamente mi trovavo male. Invece mi piace l'idea dell'amicizia, perché così io posso anche conoscere voi, comunque sia meglio, possa avere un po' più sotto controllo la situazione. Quindi, se vi va, avete piacere, aggiungetemi, altrimenti anche no. Iniziamo con il primo acquisto. Sono stata in un posto qui vicino che si chiama Europlanet, che è un mega, in realtà è tutto su un piano, quello vicino a casa mia. Però sì, io chiamo casa mia qua e casa mia a Bologna, cioè per me non c'è casa mia e casa mia di prima. Comunque, si chiama Aeroplanet, è molto grande e ha sia cose per la casa, detersivi, un po' di tutto, cioè dagli strumenti di pulire, spugnette, roba per il giardinaggio, roba per le idee, cornici, al reparto cartoleria, al reparto profumeria, bagnoschiuma, reparto, insomma, tutte cose per la casa e giocattoli, cose di questo genere. Rispetto alla media ha dei prezzi buoni. Noi non siamo soliti andarci a fare la spesa, io appunto cercavo delle cose di cartoleria che su non trovo. Non mi andava molto di fare degli acquisti online perché dovevo aspettare, poi me li devo far spedire in ufficio, bla 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 bla. Quindi sono andata lì e così per provare alcune cose. E scusate, mi stanno scrivendo, quindi mi appare sulla cosa, devo per forza. Per prima cosa, cosa ho preso lì da Europlanet? Ho preso innanzitutto queste qui, le paper clips, che si chiamano Mix Color. L'ho pagato 1 euro, tutte queste cose che vi faccio. No, queste cose le ho pagate 1 euro. Scusate, a me è entrata una delle mie amicette che ho qui.
E ogni tanto si muove. Siccome lei è un po' terribile e fa danni, sta sul mio, la mia giacca, non vorrei che me la distruggesse. Allora, ci sono queste tre su con la bimba minchia con l'orsettino morbido che mi sono piaciute molto e tutte queste graffette colorate sotto che io utilizzo anche per l'ufficio. Ho iniziato a prendere anche un po', tra virgolette, delle cose per l'ufficio. Non per altro, io ovviamente ho tutte determinate cose che è quelle che mi dà in dotazione l'ufficio e utilizzo perché comunque le devo mettere, far vedere al capo piuttosto che portare colleghi altri dirigenti, piuttosto che io lavoro in un'azienda, sono impiegato in un'azienda per chi non lo sapesse. Però ho dei miei registri, ho delle mie cose, degli appunti che segno solo per me e vorrei prendermi qualche cosa di più carino per tenermi. Se già delle solite invece graffette ho queste colorate, mi dà un po' più di cosa. Stessa cosa da Tiger che è il paradiso sceso in terra, o quasi ho preso una cosa che la voglio proprio appositamente portare in ufficio perché non lo so, è molto carina. È molto carina e anche utile tra le altre cose. E quindi questo è quanto. Ok, si è addormentata almeno sembra. Per così, perché almeno per ravvivare un po' l'ambiente. Dopodiché ho preso sempre per 1 euro, questo 50 centesimi, sono della Corsivo, che è la stessa marca, no, queste qui Antini Italy. Questo invece della Corsivo, sono 75 fogli segnapagine in 5 colori. Questi piccoli, madonna scusate, sono proprio rincoglionita. Questi sono ottimi perché sono su una base, vedete, tra l'altro sembra proprio come se li si possono, non so se si possa notare, che si può infilare qui dietro. Io questi non li apro perché me li devo riportare in valigia e preferisco poi scartare e sistemare tutte le cose su. E si possono proprio infilare tipo nella parte dei biglietti di porta da visita. Più sono comodi, io questo tra l'altro li utilizzo anche molto spesso per categorizzare sia gli appunti quando studio, sia i libri. Quindi questo parlo di roba per l'università che prima o poi riuscirò a finire. E poi ho preso questi due post-it, tutti e due costano 1 euro, della Fatigati Casa, sempre 1 euro, sono 30 fogli più 30 fogli, cioè questo fatto a freccia grande o casetta, per me è una freccia, mia madre dice che è una casetta, arancione e lamela verde. E poi ho preso anche, siccome mi è piaciuta molto l'idea della mela, questa forma di mela di vari colori, cioè rosa, arancio, giallo e verde. E concludo gli acquisti fatti in questo posto, sono stortissima. Con le Friction della Pilot, che le Pilot, anzi Friction, che sono quelle scrivi, cancelli e riscrivi, che sono, insomma, io le ho provate, mi hanno fatto un effetto fenomenale, tutte ne parlano molto bene. Siccome le ho trovate a 2,49 euro, io in genere le avevo trovate almeno a 3 euro e 3 euro e rotti, le ho prese tutti e quattro i colori disponibili, che sono rosso, nero, blu e verde. Queste le che però me le porterò singole, però ripeto, io qua sono stata male, oggi è il primo giorno che sto meglio ed è giovedì, quindi non mi sono messa a fare queste cose perché sono stata principalmente spalmata sul divano e via dicendo quando non ero in bagno. E adesso passiamo invece a Tiger, che è un negozio dove ho scoperto esserne uno non tanto lontano da casa, in via Tuscolana, che lì proprio la principale è lasciare parcheggiare la macchina, a meno che ci si va con la metro, ma da dove abito io non è che convenga particolarmente, nel senso che io da dove sto io c'è il treno per Roma, quindi devo fare Roma, ma questo è un altro discorso. Che cosa ho preso? Inizio a comprendere delle cose extra, che sono quelle che poi in realtà ha preso la mia mamma. Io questo l'ho preso, ma me lo regalerà mia mamma, ed è un cappellino con queste treccioline. È in acrilico, però io cercavo un cappello fatto innanzitutto così, che in genere a me vanno enormi, mentre questo per me, beh, non è leggermente grande, ma va bene perché mi copre interamente la testa e lo posso mettere anche un pochino così, fatto proprio a zuccotto. Non so se è un termine locale o se sia italiano, credo che lo zuccotto sia abbastanza presente
riconosciuto in Italia come termine. Con le treccine, ripeto, in acrilico, però è caldo, non è caldissimo. Quindi io cercavo, siccome di cappelli di lana ce n'ho anche di Angora, cercavo una cosa un po' meno pesante per quando magari c'è il vento, non voglio una cosa che mi sbollenti la testa e costa. Io ho lo scontrino. Delle cose che troverò facilmente vi dirò i prezzi, delle altre cose magari ve li metto giù nel box, però considerate che le cose che costano di più è una cosa che due cose che sono costate 4 euro, che è il cappello e dopo vediamo cosa. Per il resto siamo fra 50 centesimi, 3 euro, 1 e 2 euro. Dopodiché mia mamma si è presa questi e poi me ne darà questi, se non erro sono 4. Sono i panni da casa, il tempo pasquale con questi pulcini, se ve li metto dritti, che costano panni multiuso con pulcini 2 euro, sono 4. E questo come mia mamma, insomma, mi ha detto che me ne regalerà almeno uno per Pasqua. È un'idea carina, anche come pensiero da fare a una casalinga. Io non amo molto regalare cose per la casa, perché però tra amiche, cioè, ho visto questo, è carino, c'è pulcini, è una cosa, secondo me è un'idea veramente interessante. Poi a 1 euro questa bellissima, non è piaciuta da morire, cornice per foto che ha questi quattro angoli, gli angoli così, con questi. E la parte dietro si può sia appoggiare la tavola, sia appendere per orizzontale, per verticale, e la dimensione della foto è 13x18 e questo abbiamo detto che viene 1 euro. Poi ha preso anche questa spazzola lunga 35 cm per il corpo, che ha questi qui, quindi per pulire bene la schiena e in alcuni punti. La cosa buona è che la cosa carina che ci è piaciuta è che la parte esterna a questi pallini duri con cui si può fare il massaggio ai glutei e alle cosce per riattivare la girgolazione. Dopodiché io ho preso questo quaderno a 4, 5 soggetti che costa 4 euro, quindi questo è il secondo articolo più costoso, però mi è piaciuto perché ha questa spirale bella grande, ha questo molto rigido, molto buono, ha già i tabs che sono appunto 5, c'è anche la versione più piccola, quindi abbiamo il quaderno, inizia il primo tab dove noi ovviamente sopra possiamo scrivere per cosa lo vogliamo utilizzare e ci sono 4 di questi 5 tab che sono a strisce, cioè pagina a riga a strisce, ciao là, addio, si staccano, c'è la parte graffettata, grattugiata, oddio, come si dice? Che insomma si stacca senza troppi drammi e blughini per metterli. Poi c'è la seconda parte con il divisorio bianco, poi c'è la terza parte con il divisorio rosso, la quarta con quello verde, l'ultimo è questo blu e ha l'ultimo inserto, quello a quadretti. Io se fosse stata tutta a quadretti l'avrei preferita, perché mi faccio degli schemi, delle cose quando prendo gli appunti e faccio i riassunti, sia per cose mie personali che per l'università, che preferisco a quadretti. Questo l'ho pensato soprattutto per l'esame che sto preparando adesso, che è composto, riesco ad andare a lezione perché ha degli orari che riesco a combinarli con il lavoro. Quindi dividere la parte degli appunti che prendo a lezione dalla parte dei riassunti che mi faccio a casa con gli approfondimenti e varie altre cose. Però secondo me c'è anche la parte più piccola in A5, se non erro, è una cosa veramente buona. L'A5 non l'ho preso perché, boh, perché mi sono trattenuta fondamentalmente, perché comunque quando vengo qua, se questo sistema mi piace, avendo anche altri quaderni che ho preso sempre per scopi di studio, altri fattori, se mi trovo bene poi verrò a prenderli degli altri e via dicendo. Dopodiché passiamo alle pressoché minchiolate. Inizierei, magari andiamo per ordine di scontrino. Questa qui l'ho presa per l'ufficio ed è una casetta di post-it. Allora, innanzitutto il dettaglio che mi ha fatto innamorare è che alla finestra ci sia anche disegnato il gattino. Poi ci sono tutti questi decori qui. Io ripeto, non ve lo apro perché poi me lo devo portare per non farlo rovinare. Sul tetto abbiamo un post-it di queste dimensioni, quindi piccolo ma non troppo bianco, tre ad altezza segnapagina di tre colori, giallo, rosa e verde, e i post-it classici all'interno bianchi.
Questi, tra l'altro, essendo bianchi, io li posso utilizzare anche per comunicazioni e quelli gialli, idem, anche esterne, tra virgolette, quando sono in ufficio, non solo per uso personale. Ed è venuta 3 euro. Mi è piaciuta perché poi, tra l'altro, siccome io utilizzo i fogli riciclati, cioè magari li stampo per una cosa che mi serve momentaneamente, una cosa che devo far vedere, devo modificarla, non la ristampo magari sull'altra pagina perché magari è la versione definitiva, e uso il rotolo dei fogli per risparmiare. Li divido e me li posso inserire qui dentro una volta che finisco questo come memo, non adesivi. Quindi mi è piaciuta molto questa idea. Dopodiché, c'ho talmente tante di quelle cose. Memo spirali. Chissà qual è la memo spirali. Ah, ok. Scusate. Dopodiché ho preso un'infinità e mezza di post-it. Ho preso la One Hole Punch, che è piccolissima, è una cosa troppo carina. È pucciosissima. Questo si sfila di sicurezza e poi vedete facilmente. Questo perché non lo so rimettere. Fantastico. Okay. Questo perché io sapete che ho la 5, non lo sapete voi, ho una Filofax A5 da casa e un journal delle Gorgeous, però spesso io faccio anche i tag, però ho comprato questo pacchettino di tag che sono colorati viola, verde e rosso, da aggiungere il laccetto che mi sono piaciuti tantissimo, e questi sono venuti 1 euro, anche questo è venuto 1 euro. Comunque questo qui io lo uso per 3.000 cose: se devo fare due buchi, se ne devo fare tre, se ne devo fare uno, se devo fare un buchino per appenderlo, ed è assolutamente compatta. Io ho problemi di spazio, e questa è compatta, tra l'altro volendo me la porto anche in giro, quindi quando l'ho vista non potevo assolutamente non prenderla. Ho preso poi due scotch disegni da. Poi alcune cose in cassa erano anche scontate, tipo questi io li avevo presi che costano 1 euro, in realtà costano 50 centesimi. Sono degli scotch, non sono washi tape, è proprio scotch decorato. Questo è rosa con i cuoricini rosso e questo è nero con le pecorelle. E ogni tanto, forse c'è anche una pecorella nera, ma non credo perché è base nera. Dopodiché preso un'infinità di sticker, anche se io devo dire la verità, non sono molto amante degli sticker. Gli sticker li ho presi tutti a 50 centesimi. Ho preso due, tra l'altro ho visto adesso che sono doppi, sono due fogli. 64 pezzi, fantastico, mi dureranno una vita, sono molto contenta. Questi sticker semplicissimi a forma di cuore, ho preso due confezioni, ho visto adesso che erano tanti, per me era solamente un foglio, perché io questi con i cuoricini li uso tantissimo quando faccio dei bigliettini stupidi anche per il mio stupidi, cioè stupidi per il mio compagno, e per segnare alcune cose all'interno della coppia nell'agenda. Poi i miei cuori, insomma, mi piacciono, mi sono sempre piaciuti. E poi ho preso anche questi qui, che sono a forma di coniglietto di vari colori. Questi qui che sono gli uccellini barra gabbiani, insomma. Io sono abituata a fare il focus con la telecamera, scusate. E per finire ho preso questi forse mi sono venuti 1 euro, se non dico male. Che fumetto 1 euro, questi qua mi sono piaciuti perché sono appunto fatti a fumetto per parlare e mi piace l'idea per fare quando stampo delle foto e fare delle cose carine attaccandoci questo sopra. Poi questi ve li ho fatti vedere. I magnetic bookmark sono molto semplici, non mi hanno fatto particolarmente impazzire, però sono carini. Siccome io non li trovo, comunque sono molto utili, sono ben fatti, sono 5 frecce. 5, sì, sono 5 frecce e mi sono venute a costare 1 euro, però sono molto carini, certo non sono di quelle che escono fuori tipo con l'orsetto piuttosto che altre cose, però comunque sia sono utili, perché io anche per a volte quando
insomma, sono cose che alla fine vado ad utilizzare. Li cercavo da tanto, delle cose magnetici, e ne avevo visti alcuni veramente di oro. Oh, i pilanti! Oh, i pilanti! Poi, questo qui è un memo spirale, costa 1 euro, e ci sono 10 blocchi di note adesive. Ci sono di varie forme, dimensioni. C'è la prima pagina. Non so se qua potete notare. Questi sono 5, quindi sono a segnapagina. La riga successiva sono 3. 2 e 2 da 1, perlomeno così sembra, guardando anche gli altri lati. E sono carini. Sono carini, cioè, inutile uno dice. Poi ripeto, io post-it, come vedete, sono particolarmente malata per i post-it. Ho preso questi segnapagina, che sono qualche cosa di strepitoso. Di strepitoso. Adesivi a gufetto. Questa è l'unica cosa, vi devo dire la verità, non ho capito se sono tanti fogli che si attaccano e uno ciottello, ma qualunque sia, o per i libri da leggere o qualcosa, io, cioè, lo trovo tranquillamente l'utilizzo. Questo costa 2 euro. Poi lo Sticky Note Memo Pad, questi qui sono tre a forma sempre di fumetto, mi piaceva sia per l'agenda, sia perché vedete, c'ho spazio per coprire quasi un'intera riga di un giorno o di andare su più giorni. Questa cosa mi è piaciuta molto perché la trovo molto utile come dimensione. E poi ci sono quelli più cicciotti per di qua. Questo l'ho comprato, l'ho pagato Bookmark Magnetics. No. Forse memo fumetto 1 euro, mentre memo foglia 2 euro. Questi qua sono sempre di memo pad, quindi dei blocchetti adesivi a forma di foglia, che anche questi mi piacevano molto, sono molto carini. Poi finisco con un altro di questi blocchettini qui. Questi sono pratici da portarmeli in giro. Che io queste cose compatte le utilizzo soprattutto me le prendo soprattutto per portarmene in giro, perché stanno tranquillamente nell'astuccio o anche in borsetta. Questo qui, se non mi viene, non mi sbaglio, è venuto 1 o 2 euro, perché questi abbiamo visto che sono 2 euro, sono gli ultimi due che rimangono. Un euro. Sì, questi sono venuti 1 euro. Si apre, c'è il blocchetto grande della dimensione tipica qui di post-it e quattro segnapagine colorate, cioè arancio, rosa, giallo, verde e blu. Anche perché io in borsetta ho la Moleskine per il momento. Ogni anno tendo a comprarmi la Moleskine, quello che ha su una pagina, non la posso tirare fuori perché c'è la gatta che sta dormendo sopra e non ho intenzione di svegliarla. Che adesso qui non ce l'ho. Ha degli altri anni, ha da un lato la settimanale e dall'altra la pagina a riga per prendere appunti. Io spesso utilizzo i post-it che sposto da un'agenda all'altra, o che scrivo mentre sono in ufficio, attacco il post-it e poi lo posso riattaccare a casa piuttosto che spostarlo da pagina, da settimana a settimana a pagina. E questi da tenere in borsa insieme alla Moleskine entrano anche secondo me nella tasca di dietro, sono ottimi per lo scopo. Poi finisco con questi due, che io solo al pensiero di usarli mi viene già da piangere. L'ho pagati 2 euro l'uno, se non erro. Mom and child, yes, 2 per 1. Sì, cioè in realtà se ne prendi due, sì, 2 euro. Cioè sono due stick al posto di uno. Soprattutto nel caso del pinguino, cioè della mamma pinguino e del pinguino. Nel caso della mamma pinguino io per scrivere avrò pochissimo spazio, quindi li penso soprattutto a livello decorativo, questi qui. E poi c'è anche mamma orsa con il piccolo orsetto. A me queste cose mi mandano proprio. Cioè, il potere di queste cose rispetto al potere che ha su di me un rossetto, una cosa è imparagonabile. Poi a me gli orsetti mi piacciono. Qui c'ho un regalo di Natale che do ancora da un'amica, carta regalo. Orsetto, c'ho anche altre cose che adesso non trovo, ma
Vi giuro che ci sono. E niente, questo è tutto quanto. Io da Tiger, in totale, incluse le cose che vi ho fatto vedere, diciamo, io ho pagato un totale di 35 euro, ma ho preso 23 articoli, di cui due articoli da 4 euro l'uno, perché per il resto gli sticker, ripeto, li ho pagati tutti 50 centesimi. Niente, io sto parlando da 24 minuti, quindi è il caso che chiudo, perché non so quanto tempo mi metterà il caricamento, quindi ciao!